Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora stasera video dimostrazione di un trucco che ho visto alla una puntata della grande Xina. È un trucco semplice in questo episodio interpretava la principessa Dania, si erano imbrogliati i protagonisti, un caos. Comunque il trucco è molto semplice, spero che vi piaccia, io vi mando un grosso bacio e se vi va seguite il video. Ciao! Oh mio Dio, povera frangetta. Allora, ho già creato il trucco su un occhio, ora insieme lo facciamo sull'altro. Praticamente non ho messo niente sull'occhio, solo la base, quindi ho già fatto contouring, blush, lighting e basta. Quindi ora facciamo insieme l'altro occhio, c'ho un caos di pazzi. Ok, non mi posso zoomare più vicino perché vado fuori fuoco. Comunque, la prima cosa che vado a fare è mettere una base, questa è della Debbie, si chiama Eye Primer, la metto sia nella parte superiore, quindi l'arcata sopra, la palpebra mobile sotto l'arcata, tutta bellina bellina, e la fumo per bene e ne metto un altro gocciolino anche sotto, perché non vado a mettere matite oggi, ma solo un paio di ombrettini. Ok, perfetto. La prima cosa che vado a fare, sdrangheta, e prendere, scusate la spruzzatura del pennello, il pennello 200 della Kiko e un ombretto marrone opaco. Questo trucco è semplicissimissimo. Allora, l'ombretto ve lo vorrei far vedere, ma uno non vi voglio accecare, due è rimasto solo i bordini. Comunque è un ombretto marrone medio, freddo. Cintingo per bene il pennello all'interno, perché il trucco sarà tutta una questione di una graduale sfumatura. Sì, ok. Quindi inizio con questo e vado, ecco loro, tranquilla, semplice. Salgo salgo verso la palpebra mobile, ma non raggiungo le sopracciglia. Vado così a colorare. Oddio. Speak about early. Cerco di sfumare i contorni il meglio possibile per dare l'idea di un trucco quasi non trucco. A parte le ciglia, poi il trucco è molto 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 soft. Aggiungo un altro po' di marrone sempre con questo pennello qui. Ok. La sfumatura è abbastanza similare. Lascio questo pennello e prendo quello di Essence a penna, nello stesso marrone, lo intingo per bene. Faccio lo stesso lavoro, però mi fermo nella palpebra mobile. Quindi vado a sfumare il colore solo nella palpebra mobile. Arrivo fino alla mia piega naturale. In questo modo. Le due sfumature a me sembrano abbastanza simili, aggiungo giusto un altro po' di marrone qui all'attaccatura. Ok, a questo punto voglio intensificare la palpebra, quindi prendo un applicatore in spugnetta, lo stesso marrone, e applico il marrone solo qua, in questo modo. Dopodiché prendo... Questa è l'ultima volta che utilizzo questo pennello perché è diventato... Ve lo vorrei far vedere. Lo devo buttare. Non ne ho trovato un sostituto, ma non lo posso più utilizzare. Quindi questo sarà l'ultimo suo trucco e in questo caso anche video. Quindi diciamogli addio. Lo vado a intingere nel marrone e contorno sopra e sotto l'occhio con il marrone. Quindi vado... Contorno fino quasi alla
all'angolo, ma non chiudo tutto. Non so se mi sono spiegata. Ok. Rintingo e vado a fare la stessa cosa sulla palpebra mobile. Giusto per intensificare un altro po' il marrone. Ecco qua. A questo punto, stesso pennellino e un ombretto nero, questa ha i glitter ma non si vedono, lo dico sempre. Intingo leggermente e vado sotto, fermandomi un po' prima del marrone. Leggermente in questo modo rintingo nel nero e vado sulle ciglia superiori. Ecco cercando di disegnare un tratto molto soffice, quindi non calco il pennello sulla pelle e trascino, ma vado proprio a piccoli tocchi. Leggermente allungo. Perfetto. Ora riprendo il pennello da sfumatura di Kiko. Sfumo leggermente qua e la linea netta scura. A questo punto, un pennello dalle setole molto sintetiche, è volato del prodotto, e un illuminante, quindi uso un beige panna chiaro e lo metto solo nella parte finale della mia arcata. Un altro po', non voglio andare a illuminare anche questa zona qua. Ok, a questo punto mascara, ma prima prima del mascara piego le ciglia dopo aver piegato. Abbondante mascara sia sopra che sotto. Pettino le sopracciglia e le sistemo con il duo di Essence. Con la parte chiara riempio tutti i buchini. Scusate il bordello, ma c'è la porta aperta. Allora, la parte chiara riempio tutti i buchini e allungo leggermente la mia forma. Con la parte scura vado nella seconda parte, a scurire leggermente. Riprendo un po' di chiaro per sfumare il tutto, per evitare di sembrare troppo finta. E ripettino. All'interno dell'occhio ho una matita color carne. E gli occhi sono finiti. Ora vado a mettere una matita color carne su tutte le labbra, contorno e coloro. E per quanto riguarda il rossetto, vado a mettere un rossetto rosso con una passata molto leggera per dare un effetto molto naturale. Il rossetto in questione è questo, era un vecchio rossetto che avevo che ho grattato alla fine e l'ho messo all'interno di un contenitore e lo vado a mettere ovviamente con il pennellino. Dopo aver fatto una passata molto precisa con il rossetto una sola, prendo una velina, un fazzolettino, tampono le labbra all'interno e le vado a lavorare. E a questo punto vado a mettere un velo di cipria così mi dura di più e vado ancora di più a renderlo un colore naturale. Ho bisogno di un solo foglio di un fazzolettino della cipria, lo prendo col piumino quindi ho ottenuto un colore molto più naturale, di labbra quasi naturali, anche se si vede che sono rosse. E sono non naturalissime.
Però è un effetto che a me piace, l'ho usato anche il giorno della laurea e da poco ho ritirato le foto e l'effetto era molto carino, molto... C'hai il colore, però non è eccessivo, vuoi mettere un rosso anche di mattina, non è eccessivo, si può fare. Devo andarmi ancora a sistemare i capelli e finirmi di vestire, ho capelli della frangetta, non frangetta dappertutto. Ok, questo qua è il look alla Xena quando si traveste da principessa, Dana e qualcosa del genere. Spero che vi sia piaciuto e spero che, non lo so, lo troviate un trucco portabile, portatile, che uno potrebbe sfoggiare dalla mattina alla sera. Quindi vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!